Oggi vi segnalo una recente interessante sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, la 4664 del 21 febbraio 2024, che si occupa del mobbing. L'interesse che ci sollecita questa sentenza deriva dal fatto che questa sentenza, al di là, diciamo, di quello che è il concetto generale del mobbing, che più o meno tutti conoscono, introduce un principio importante, cioè quello per cui innanzitutto ciò che rileva in materia di mobbing è la tutela della salute del lavoratore, quindi il contrasto che il comportamento datoriale o il comportamento del soggetto mobbizzante ha con l'articolo 2087 del Codice Civile, e poi l'importanza, diciamo, della condotta e del danno che va valutata a prescindere dalla modalità con cui il comportamento mobbizzante viene realizzato, e quindi a prescindere anche dai singoli episodi e da ciò che unisce i singoli episodi e li attinge in un unico, diciamo, intento vessatorio. Innanzitutto, diciamo, rileva, abbiamo detto, l'importanza che ha l'articolo 2087 del Codice Civile, che disciplina appunto quello che è il dovere del datore di lavoro in materia di tutela delle condizioni del lavoratore. Quindi la norma codicistica espressamente, la leggo con voi, precisa che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Quindi un obbligo specifico di tutela della sicurezza psicofisica che fa capo al datore di lavoro e che resta in capo al datore di lavoro a prescindere da quale sia il soggetto che poi pone in essere la condotta mobbizzante. E sappiamo che del mobbing non abbiamo una definizione, diciamo, di carattere normativo, c'è cioè una definizione che ci viene, che ci è stata suggerita da altre materie, in particolare dalla psicologia, nella quale il mobbing viene definito come questa situazione di conflittualità sistematica, persistente, caratterizzata da una sorta di progetto, di progresso, diciamo, di azioni a contenuto pericoloso che vanno a danneggiare, e a causare dei danni, di qualsiasi tipo e gravità al lavoratore, al soggetto appunto mobbizzato, e che vengano posti in essere da un soggetto che si ponga sia in una posizione superiore che inferiore, che di parità, perché appunto il mobbing può essere realizzato sia da un superiore, da un datore di lavoro, ma anche da un soggetto avente la medesima posizione nell'ambito dell'organigramma lavorativo, o anche di inferiorità rispetto al soggetto danneggiato. Ciò che lo caratterizza è appunto questa intenzionalità, questa progressione di comportamenti che vanno appunto a ledere il lavoratore, e diciamo, la responsabilità poi fa capo al datore di lavoro, che è tenuto a garantire comunque al lavoratore diciamo, la possibilità di lavorare in un ambiente salubre. La sentenza è particolarmente interessante perché, partendo dall'episodio specifico, che è quello di un dirigente medico che agisce per il risarcimento del danno nei confronti del primario, per una serie di comportamenti diciamo, ostilità che il primario aveva non soltanto nei confronti di questo dipendente che poi ha agito legalmente, ma nei confronti, diciamo, di tutta una serie di dipendenti che svolgessero attività intra moenia, quindi professionisti che svolgessero attività intra moenia nell'ambito dell'azienda sanitaria pubblica, per una, diciamo, contrarietà di principio che il primario aveva rispetto a questa attività. Quindi le singole condotte che venivano poste in essere da questo primario erano del tipo più vario, quindi da dinieghi ingiustificati a proposte di trasferimento, a contestazioni, anche a frasi che poi hanno dato luogo a procedimenti penali. Perché frasi sconvenienti nell'ambito, diciamo, non solo del rapporto lavorativo, ma in ogni caso offensive. E la Corte d'Appello, nel caso specifico, aveva dichiarato che, essendoci un clima di ostilità, ma più che altro, diciamo, di conflittualità nell'ambito di tutto il reparto, perché il primario non agiva in questi termini soltanto nei confronti di questo dirigente medico, ma appunto rispetto, aveva questo atteggiamento rispetto a tutti i professionisti che svolgessero attività intra moenia, e del fatto che alcuni i comportamenti di per sé erano poco significativi, anzi alcuni addirittura percepiti con favore dello stesso dipendente, perché rispetto ad una proposta di trasferimento era stata addirittura accettata, avevano escluso che
portafoglio aveva escluso che ci fosse, fosse configurabile questo, il mobbing, anche perché anche le patologie che poi psicosomatiche avevano, diciamo, riguardavano ed erano state acclarate poi in sede processuale in capo al medico ricorrente, implicavano di per sé che la loro genesi, diciamo, non necessariamente era ricollegata a specifici, diciamo, ad un comportamento appunto continuato nel tempo. E la peculiarità, diciamo, di questa sentenza è di mettere, come abbiamo detto, in particolare risalto l'importanza dell'articolo 2087, cioè l'importanza che l'ordinamento attribuisce al dovere che ha il datore di lavoro di tutelare la serenità psicofisica del dipendente nell'ambito del luogo di lavoro. Quindi ciò che consente di unificare, di ritenere importanti anche singoli episodi che di per sé considerati potrebbero non essere. Quindi la Cassazione riconosce come il rapporto tra datore di lavoro e dipendente ha una natura di carattere contrattuale e quindi come tale va trattato. Quindi nell'ambito del giudizio il dipendente che agisce per ottenere un risarcimento del danno dovrà provare sicuramente la sussistenza del rapporto di lavoro, la malattia e il nesso causale fra l'ambiente e il lavoro e l'evento dannoso, ma poi spetterà al datore di lavoro dimostrare di aver fatto tutto il possibile per fare in modo che il dipendente avesse, diciamo, la possibilità di lavorare in condizioni che non fossero, diciamo, pericolose per la salute e la personalità psicofisica del lavoratore, quindi tali da non creare una situazione stressogena dalla quale possono derivare patologie che possono essere ricollegate sia poi al mobbing, quindi a comportamenti persecutori, reiterati, che hanno appunto un intento vessatorio che unifica i vari provvedimenti, ma anche singole ipotesi vessatorie che vengono poi ricollocate nella ipotesi più semplice dello straining, che poi, diciamo, a cui poi faremo un accenno. Quindi in sostanza quello che ci dice la Cassazione è che anche in assenza di un elemento, diciamo, di un intento che unifichi tutte le varie condotte e che evidenzi una volontà persecutoria e quindi una sorta di intento criminoso, passatemi il termine penalistico, il fatto comporta comunque una responsabilità datoriale per violazione appunto dell'articolo 2087. Quindi non è necessario che tutti i comportamenti siano, diciamo, preordinati ad una volontà di emarginazione, a una volontà di isolamento o volontà denigratoria. È sufficiente che che i vari comportamenti abbiano creato un ambiente tale da impedire al lavoratore di svolgere la propria attività serenamente e che consentano poi di verificare in concreto, a quel punto abbiamo detto mediante consulenza tecnica, perché è necessario provare poi la lesione psicofisica del dipendente, che abbiano creato effettivamente un danno. E un dato molto interessante, e quello che ci previene anche da questa sentenza, è che non si può nemmeno sostenere che la particolare sensibilità, diciamo così, del ricorrente possa avere un ruolo essenziale nella vicenda lavorativa, perché addirittura la Corte di Cassazione ci dice che quella propensione, diciamo, la sensibilità del soggetto, quindi la propensione a somatizzare determinate vicende, non può che indurre lo stesso datore di lavoro, lo stesso soggetto diciamo responsabile, a predisporre e organizzare un sistema lavorativo che sia adeguato ad evitare che anche le persone più sensibili possano lavorare in maniera serena e senza costrizioni e senza disagi a livello psicologico. E la sentenza richiama anche un'ulteriore sentenza che sempre vi segnalo particolarmente interessante, che è la 29.101 del 2023, che appunto pone l'accento sulla possibilità di considerare anche isolatamente le singole condotte, perché queste potranno incidere sul quantum del risarcimento, ma non tanto non sull'AN, cioè se oggi che è configurabile oltre al mobbing, quindi come insieme di condotte vessatorie, anche l'ipotesi dello straining, nel quale anche singole condotte che abbiano arrecato effettivamente un danno hanno una rilevanza civilistica a fini risarcitori, verificare il proposito di isolare un determinato dipendente o di vessarlo o non rileva, proprio perché anche dei singoli episodi possono dare luogo ad un'ipotesi risarcitoria. Quindi anche a prescindere da un comportamento doloso o colposo, allorché questo abbia contribuito causalmente a creare
un ambiente, diciamo, logorante, idoneo a causare pregiudizi alla salute del dipendente. Quindi, per comprendere meglio il concetto, vi segnalo un'ulteriore sentenza che si riferisce proprio allo straining, nella quale il fatto, diciamo, sembrerebbe proprio limite, perché si tratta dell'ipotesi in cui il superiore, che aveva in particolare antipatia a un dipendente in occasione di un malfunzionamento di un computer, da quello che diciamo emerge poi nell'istruttoria del procedimento, fa alzare il dipendente, si mette al computer, comincia a cercare di sistemare questa criticità del computer, cancella dei file e alla rimostranza del dipendente sul fatto che insomma avesse fatto più danni che altro, il dipendente, diciamo, inizia una sorta di dibattito, di discussione, nella quale il superiore dice: tanto il computer è mio, sono io che comando, i file se sarà possibile le recupereremo, comunque sono io che comando. Quindi si crea questa discussione, a seguito della quale il dipendente ha un malessere, viene ricoverato e la Corte di Cassazione appunto afferma in questo caso che il fatto in sé è stato causato un danno al dipendente, e quindi ciò che rileva è che si sia verificato questo danno alla salute psicofisica del dipendente, e quindi si avrà una rilevanza dal punto di vista risarcitorio civilistico del fatto, che chiaramente diciamo, come AN sicuramente sarà accertato come fatto causativo di un danno, chiaramente varierà poi nella imposta risarcitoria, perché si è trattato di un unico fatto, rispetto invece magari al risarcimento dei danni causati da comportamenti vessatori reiterati nel tempo. Queste le sentenze che vi volevo segnalare su questi argomenti, che ci sembravano un po' interessanti e che ho ripercorso, diciamo, anche un po' velocemente per segnalare appunto quali comportamenti attualmente la giurisprudenza ritiene rilevanti ai fini della tutela psicofisica del lavoratore, e quindi anche cosa si può aspettare il lavoratore nel caso in cui si trovi a doversi confrontare con realtà ambientali particolarmente stressogene e di difficile gestione. Vi ringrazio e vi saluto.